Buongiorno ragazze, eccomi tornata finalmente a registrare un nuovo vlog. Oggi ho un po' di cosine da fare, non so quanto riuscirò a riprendere, però ci tenevo a fare questo video. Sono sveglia ormai da un po', mi sono truccata perché oggi vado all'IKEA a comprare alcune cose che mi servono per la lavanderia. Quando vedrete questo video, non so se sarà già uscito, nel frattempo c'è la luce accesa e sono le 13:30 perché oggi c'è una giornata bruttissima. Probabilmente no, non si vedrà assolutamente nulla, ma piove da tutta mattina praticamente, anche stanotte è piovuto, le temperature si sono radicalmente abbassate. Un po' questa cosa non mi dispiace perché nelle settimane precedenti faceva davvero super caldo, però mi rimetto di qui perché così magari mi vedete un pochettino meno sparaflesciata, però a me sinceramente piacciono le giornate di sole, quindi mi spiace in realtà un po' che non ci sia il sole, quindi le giornate super afose. Però detto questo, dicevo, non so se quando vedrete questo vlog sarà andato già online il video dedicato alla lavanderia, ma credo di no, perché ci sono ancora tante cose da fare, quindi non voglio spoilerarvi troppo. Però in sostanza oggi vado all'IKEA a prendere dei mobiletti, delle mensole, dei contenitori per mettere i detersivi, le spugne, insomma tutte le cose che servono in lavanderia, ma che voglio tenere organizzati per bene. Quindi vado a fare questa toccata e fuga, poi faccio probabilmente anche un salto da Primark perché praticamente tipo da un mese e mezzo, anzi forse anche di più, tipo 2 mesi che non vado più, quindi voglio andare a vedere insomma cosa c'è in negozio, giusto un girettino super veloce, e ne approfitto proprio perché oggi c'è una giornata terrificante e solitamente quando sono a casa e non vado a lavorare, perché ho il giorno di riposo, visto che lavoro il weekend, preferisco stare in piscina, quindi mi rilasso qualche ora in piscina. Invece oggi la giornata insomma non lo consente, quindi ne approfitto e vado a fare un po' di shopping, diciamo così. E un'altra cosa che dovrei fare questa mattina prima di andare via è dare una riordinata velocemente allo studio. Come avete notato, ho portato giù il cavalletto, i softbox, perché ho cambiato postazione, visto che su adesso fa davvero molto molto caldo. E qui in corridoio qui c'è il condizionatore, mi sono trasferita giù e credo che probabilmente resterò qui, quindi questa adesso è la mia postazione. Infatti, come avete notato, sì, sono ancora in pigiama, fa niente. Come avete notato, è nell'ultimo video che è uscito, che se ancora non avete visto, vi lascio qui e nelle schede. Questa è la nuova postazione, quindi dietro la cassettiera d'IKEA ho creato insomma questo angolino carino con un po' di dettagli rosa, questa scritta che mi piace molto, che ho preso su disegno, questo poster, insomma profumi, insomma qualcosina di carino. Io mi metto qui, ho tutte le mie luci belle posizionate e la fotocamera ovviamente, e ho la possibilità di mettermi a fuoco in velocità proprio perché il computer è sempre al suo posto. Tra l'altro, stamattina avevo un po' di mail a cui rispondere, avevo dei lavori da fare, quindi ho fatto colazione qui e devo sistemare perché c'è tipo questo, mi sa che è finito. No, non è questo. No, forse allora è questo. Sì, questo è praticamente finito. Ho fatto colazione, cappuccino e ho mangiato questa barretta della Nesquik, snack al latte, buonissima. Sono ormai 2 o 3 settimane, come andiamo al supermercato, prendiamo una confezione e ogni mattina a colazione me ne mangio una. Ma detto questo, comunque sì, direi di sistemare in velocità le cosine che ci sono in giro, poi mi cambio perché direi che non è il caso di uscire in pigiama, mi cambio e vado all'IKEA, anche perché un'altra cosa che non vi ho detto, oggi vado a confermare anche la stufa pellet. In realtà vi ho parlato della stufa pellet, mamma mia che buio che c'è, mi sto spostando in cucina, ok, e vi ho parlato della stufa pellet credo una cosa come 2 mesetti fa, 1 mesetto e mezzo fa, sempre qui su YouTube, e alla fine abbiamo confermato, cioè dovevo andare a confermare il modello di stufa che vogliamo, che andrà messa qui in questo punto. Oggi ripeto, una giornata super buia, non so neanche come mettervi perché, ok, così qui si vede meglio, che andrà messa qui. Inizialmente avevamo pensato di mettere un inserto, di fare il cartongesso, ma ci è stato sconsigliato proprio perché l'impianto a pellet, quando è stata costruita la casa, è stato fatto qua, quindi qua per forza dobbiamo metterla. E come notate, qui abbiamo la porta d'ingresso, quindi avremmo dovuto creare un cartongesso che arrivava circa qui a questa mattonella, forse a metà di questa, comunque qui, quindi un bell'ingombro, e poi dovevamo salire almeno per 2 metri, quindi
Quindi almeno fino a qua, e capite che poteva essere risultava una cosa molto pesante all'ingresso. Quindi alla fine abbiamo optato per una semplicissima stufa pellet, che abbiamo scelto ovviamente bianca e che sarà molto più sottile, se non ricordo male, di questo mobiletto. Sarà circa una cosa così fino a qui. Andremo comunque a realizzare qui dietro un piccolo cartongesso per andare a nascondere poi i buchi, le spaccature che faremo nel muro, perché dobbiamo spostare le tubature. Comunque alla fine abbiamo optato per la classica stufa pellet, che non vedo l'ora di farvi vedere quando sarà posizionata. Un'altra cosa che voglio farvi vedere, guardate un po' dove è Gioia, sono quasi sicura che sarà qui sul divanetto. Amore, stai facendo le nanne al fresco? Ciao Topolina, fra poco andiamo, eh. Ti prepari anche te che andiamo fra poco? Ti prepari che andiamo? Quando sente la parola andiamo, gira sempre la testa in questo modo. Guardate, andiamo? Andiamo? Amore, dai, vado dentro, mi vesto e poi si parte! Topolina. Ciao amore. Ciao 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 ciao. Ho messo anche, non ve li ho fatti vedere, però avevo comprato da Maison du Monde circa 2 mesetti o 3 mesetti fa questi cuscini con questa fantasia sull'azzurro che ho messo sul divano, sul divanetto qui in giardino. Sono tutti così tranne questo, che invece è in questa fantasia comunque sempre con colori pastello sull'azzurro. E anche sulle poltrone, questa l'ho dovuta spostare perché sta appunto, come vi dicevo, piovendo. Di solito si trova qua e si bagna praticamente tutta. Quindi l'ho messa al riparo. Detto questo, vado a prepararmi. Ho finito di sistemare, o meglio di riordinare, dare una pulita veloce allo studio. E in realtà ho fatto anche la clip, però nel interrompere la registrazione la memory card non mi ha salvato il file appena registrato, quindi non avete visto assolutamente nulla. Comunque prima vi ho parlato dell'isoform, però appunto non si è registrato niente, quindi ve lo ridico. Molto spesso mi chiedete quale prodotto utilizzo per pulire i mobili della casa, e utilizzo praticamente quasi sempre l'isoform, che mi piace molto per il profumo che lascia, e poi anche perché non è da risciacquare, cioè basta spruzzare un po' di questo prodotto sulla superficie, passo con un panno ed è subito pulito, profumato e non devo passare nient'altro. In realtà questo è più specifico, qua dice efficace sullo sporco di bagno e cucina, però in realtà sono sincera, lo utilizzo su qualsiasi mobile. E sì, lo utilizzo anche sui mobili di IKEA, perché molto spesso me lo chiedete, non ho mai trovato nessun tipo di problema, ed è uno dei prodotti per pulire i mobili che preferisco. Però se ne avete altri da consigliarmi, visto che sono sempre alla ricerca, fatemi sapere qua sotto nei commenti. Mi sa che questo video non sta da fare oggi, perché stavolta si è scaricata la batteria che ho dovuto mettere sotto carica, e nel frattempo mi sono cambiata, quindi adesso vi faccio vedere il look che ho scelto per la giornata di oggi. Questo è il look che ho scelto per oggi. Non so quanto si riuscirà a vedere perché ho già chiuso le finestre. Comunque, quindi c'è poca luce. Comunque, maglietta, maniche corte molto semplice, bianca, che ho preso da Zara. Come collana, la solita questa con le stelline che mi piace molto. Poi ho messo questa gonnellina tutta plissettata, argentata, con i glitter. Vediamo se riesco a farveli vedere, sì, con tutti questi glitter. E poi ho abbinato queste sneakers, sempre con i glitter. Queste me le ha regalate Ste per il compleanno, mi piacciono davvero tantissimo. Nulla, sono pronta, quindi adesso recupero la borsa qui dietro e andiamo! Sono arrivata a casa adesso, praticamente sono le 8:20 e sono partita da qua oggi pomeriggio alle 2. Alla fine da Primark, vi dico subito che non ho comprato assolutamente niente perché non c'era niente che mi convinceva. Sono stata da IKEA, dove ho trovato alcune cose che cercavo, mentre ovviamente come sempre io sono sfigata e non trovo mai quello che cerco. Quindi sono andata per prendere determinate cose, ma non le ho trovate tutte, dovrò tornare fra qualche settimana. Comunque ho fatto un po' di shopping. Niente di esagerato comunque, ma vi faccio vedere tutto domani, perché appunto sono le 8:30, dobbiamo ancora cenare. Ste mi sta aspettando ormai da un po', quindi ceniamo in velocità, e quindi domani vi faccio vedere il piccolo shopping, insomma, che ho fatto da IKEA, e anche il mobiletto che ho preso, ma non credo di riuscire a montarlo, quindi magari vi metterò magari la foto
oppure lo vedrete in un prossimo video quando finirò questa benedetta lavanderia che sta praticamente, abbiamo iniziato i lavori appunto a maggio, siamo a luglio e siamo ancora nelle più alte, ma fa niente, ora cena. Questa sarà la nostra cena di stasera, qua vedete alcune delle cose che ho preso, però ripeto ve le faccio vedere meglio con calma domani. Ste, guarda, è qua dentro, nella borsa, guarda cosa ho comprato da... Ma mi sono domanda. No, scherzo. È un po', cioè, un po' che le volevo. Tipo, ieri gli ho chiesto di andare all'Esselunga a comprarle e non ha voluto. Quindi sono andata io. E praticamente ho trovato, ve le faccio vedere. Ho comprato questa confezione di caramel macchiato. E appunto una è già aperta perché era curiosa anche mia sorella di provarle. Quindi una gliel'ho data a lei, che tra l'altro ne servono due perché c'è quella per il latte e quella per il caffè. Sono curiosa di provarla, poi mi piace un sacco il caramel macchiato, il frappuccino al caramel di Starbucks, quindi sicuramente mi piacciono. E poi ho preso questo, vabbè, il tradizionale cappuccino. Sei contento, Ste? Ne abbiamo talmente tante là, ma ho fatto scorta, cioè non potevo non provare queste. Buongiorno, sono sveglia ormai da diverse ore e mi sono resa conto ieri alla fine, per colpa della videocamera che non ha registrato mentre sistemavo, riorganizzavo e riordinavo più che altro lo studio, mi è venuto in mente che alla fine non avevo fatto vedere il risultato, quindi vi faccio vedere adesso com'è quando è praticamente in ordine. Così direi che è decisamente più in ordine rispetto a ieri, anche stamattina ho fatto qualcosa al computer, però vabbè, ho fatto meno casino rispetto a ieri, quindi sono già andata a sistemare tutto e anche questa parte è decisamente più ordinata, anche se queste cose restano sempre qua così perché alla fine mi servono, non dico tutti i giorni, però molto spesso, quindi preferisco lasciarle qui in quanto faccio prima poi a registrare video e quant'altro. Comunque proviamo adesso una delle capsule che vi ho fatto vedere ieri, che ho preso dall'Esselunga di Starbucks. Tra l'altro ieri sera poi non ho riordinato niente proprio perché volevo farvi vedere stamattina le cose che ho comprato, però direi, visto che ci ho fatto colazione in realtà, di provare questo, che è quello che mi ispira di più, ovvero il caramel macchiato. Proviamolo. Innanzitutto, come vi dicevo prima, c'è un profumo di caramello davvero buono. Sicuramente non vado a mettere lo zucchero, però mi è venuto in mente di aver comprato qualche settimana fa al supermercato la salsa al caramello, quindi per renderlo ancora di più in stile Starbucks vado ad aggiungerne un pochettino, anche perché non l'ho ancora provato, l'abbiamo preso ma ancora non l'ho provato, quindi sicuramente è da aprire. Infatti vado ad aggiungere giusto una goccettina, non troppo, ok, direi che è abbastanza, direi di sì. Vediamo, prima voglio assaggiare la schiuma. Oh vabbè, è buonissimo. Mescoliamo così si scioglie per bene il caramello che abbiamo appena aggiunto e vediamo un po'. Non è buono come il classico cappuccino caramel, frappuccino caramel che si trova da Starbucks, però è comunque buono. Come dicevo, non è necessario aggiungere lo zucchero perché è davvero molto molto dolce, poi appunto io sono andata ad aggiungere altro caramello, quindi direi che decisamente può bastare. È buono, sembra alla fine un cappuccino al caramello. Proprio perché si va ad aggiungere tanto latte, che quindi poi va a creare, come vedete, questa schiuma tipica del cappuccino. Buono, approvato. Il costo di questa confezione da 6, perché si possono realizzare 6 caramel macchiati, se non ricordo male l'ho pagato 4,40€, quindi in realtà non è pochissimo, anzi è parecchio, però volevo provarlo. Quindi adesso finisco di bere la mia tazza di Starbucks e poi faccio vedere le cose che ho comprato da Ikea ieri. A
adesso finalmente riesco a farvi vedere lo shopping fatto da IKEA. E per organizzare detersivi, spugne e quant'altro, al momento ho preso due di questi contenitori azzurri, e ci sono anche bianchi e, se non ricordo male, anche grigi. Bianchi sono sicura, ma mi pare anche grigi. Volevo la stessa versione, quindi questo colore, anche più grande, ma ovviamente sia la versione grande che la versione media erano terminate, esaurite, quindi ho preso al momento soltanto queste due che sono, che è la misura più piccola. E appunto ho intenzione di utilizzare per riporre tutti i detersivi, le spugne e quant'altro. Poi ho preso un altro di questo, questo contenitore sempre in plastica, perché ne avevo già acquistato tempo fa un altro che utilizzo, che ho nel mobile del bagno, per contenere tutti i prodotti appunto per pulire il bagno. Però visto che ultimamente quando vado al supermercato e c'è un prodotto per la pulizia della casa che mi incuriosisce, lo prendo e faccio scorta, e sono talmente tanti che non ci stanno più in un unico contenitore, e quindi ne ho preso un altro per andare a sistemare meglio le cose. E poi ho preso quest'altro. Mi sta suonando il telefono e non ricordo dove ho il telefono. Aspettate. Dicevo, ho preso poi questo contenitore in legno. Ho preso la misura più grande, però c'è anche un pochettino più piccola, circa la metà. E non so ancora bene come utilizzarlo. Mi piaceva il colore perché, come vedete, un pochettino, no, forse non si vede molto perché è nell'angolino lì, quindi no, non vedete. Però qui in cucina ho alcuni dettagli in legno. Avendo poi il tavolo della sala da pranzo, in legno, volevo qualcosa anche in cucina che, insomma, stesse bene anche appunto con il tavolo della sala da pranzo. Quindi quando ho visto questo me ne sono innamorata, proprio per il colore, per scaldare un po' anche l'ambiente della cucina. Però ripeto, non so se lo utilizzerò per la cucina, se lo utilizzerò per la dispensa della cucina, quindi poi sarà una cosa che resterà nascosta, però sicuramente gli troverò il giusto posto anche a lui. Insomma, lo posso utilizzare davvero per tante cose, devo solo decidere per cosa. Poi ho preso questo mega, perché è davvero gigante, questo mega tagliere, perché come notate qui abbiamo un altro sempre di IKEA, però questo è decisamente più grande, quindi andiamo già ad aprirlo. Come potete notare è decisamente più grande rispetto all'altro, visto che anche questo tagliere l'abbiamo sempre utilizzato, utilizzato ogni volta che cuciniamo, per fare colazione, per utilizziamo proprio come piano d'appoggio per non rovinare il piano della cucina o comunque per non sporcarlo. Appena ho visto questo ancora più grande ho detto è molto comodo, quindi l'ho preso. Non costa praticamente nulla, perché in realtà è molto bello, e l'ho pagato 9,95 euro, insomma 10 euro. È bello molto, il colore è bello perché è liscio, cosa che invece questo qua ha delle ha una piccola rientranza qui sui bordi e entrava sempre allo sporco, invece qua semplicemente con un panno si va a pulire e viene praticamente pulito all'istante. Questo era un po', tra virgolette, diciamo, più complicato, insomma, da pulire, proprio perché in quegli angolini lì si andava a mettere lo sporco, le briciole e quant'altro. Quindi ho preso questo e poi sono stata da Maison du Monde e ho preso giusto una cosina. Ho trovato in saldo questa decorazione da muro al posto di 20 euro, l'ho pagata, no, di 19 euro, l'ho pagata a 9,45 euro. Benvenuti nella nostra casa felice. E questo è, o lo vado ad appoggiare qui all'ingresso sul mobiletto, oppure vado ad appenderlo, adesso ancora dobbiamo vedere insieme a Ste, vado ad appenderlo nello stanzino, nel cucino, qui dietro accanto alla cucina dove teniamo, noi facciamo la raccolta differenziata e quant'altro, perché abbiamo una parete completamente spoglia e quindi sicuramente questo ci starebbe molto bene. Detto questo, sì, vi ho fatto vedere tutte le cose che ho preso, poi ho preso anche un mobiletto, come vi dicevo, sono andata in realtà principalmente per questo mobiletto, che dobbiamo ancora montare, ancora nel suo cartone tutto perfettamente imballato, quindi non ha senso farvelo vedere, magari vi metto una foto, qui non ricordo neanche il modello. Comunque è un mobiletto semplicissimo, bianco, senza ante, senza cassetti, tutto completamente aperto. Ci sono 8 inserti, 8 cubi, chiamiamoli così, dove poter inserire le ceste, dei contenitori come ad esempio questi, e mettere poi tutti i prodotti all'interno. Non volevo, in realtà inizialmente ho pensato di acquistare un mobile chiuso, così da poter nascondere qualsiasi cosa, ma alla fine quando ho visto questa novità, perché se non ricordo male è una novità di IKEA, che assomiglia molto in realtà al Kallax come tipologia di mobile, però appena ho visto questo me ne sono innamorata, perché secondo me è fatto ancora meglio, e mi piaceva l'idea di avere a vista magari delle ceste colorate,
o comunque dei contenitori in tessuto, dei contenitori in vimini che andassero a dare un po' di contrasto alla lavanderia, insomma, dargli colore. E quindi alla fine ho optato per questa soluzione, che non vedo l'ora di montare, di posizionare, di vedere insomma come ci sta, sperando di aver fatto la scelta migliore. Detto questo, ragazze, spero che questo vlog un po' improvvisato, confusionario, vi sia stato di compagnia. Se è stato così, mettete un pollice in su. Se volete vedere altri vlog di questa tipologia, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i miei prossimi video. Spero presto di pubblicare anche il video dedicato proprio alla lavanderia, perché è una stanza a cui tengo molto e spero insomma di vederla terminata il prima possibile. Vi mando un grandissimo bacio, noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!